Ancient Alien Technology, antiche civiltà usavano gli ultrasuoni per fondere le rocce. In molti antichi siti megalitici, vediamo la prova che le antiche civiltà sapevano come fondere e aggiustare le rocce per adattarle ai loro complessi schemi di costruzione. Spesso pensiamo che questi complessi edifici di roccia siano stati costruiti utilizzando tecnologie aliene, ma se analizziamo questi siti antichi, vediamo segni di tecnologie dimenticate. Lo sapete che esistono ora i mezzi, o meglio, le tecnologie per sciogliere le rocce usando semplici tecniche conosciute da quelle antiche? Tagliare roccia usando alte frequenze o alte temperature può rispondere a molte domande che abbiamo, quando guardiamo ai siti di costruzione antichi come Teotihuacan o Pumapunku. Un'altra tecnica che è stata probabilmente utilizzata è il suono ultrasonico, ovvero, gli ultrasuoni e l'effetto Hutchison. Usando gli ultrasuoni, e l'antigravità con l'effetto Hutchison le antiche civiltà erano in grado di tagliare la roccia solida come il burro e di posizionarle dove volevano. La gente spesso chiede, cosa è esattamente l'effetto Hutchison? Il video sotto è un breve riassunto di alcuni esperimenti effettuati con le onde longitudinali Tesla producendo così il famoso effetto Hutchison. Prima di tutto, l'effetto Hutchison è un insieme di fenomeni scoperti casualmente da John Hutchison durante i tentativi di studiare appunto le onde longitudinali di Tesla nel passato 1979. Effetti prodotti includono levitazione di oggetti pesanti, fusione di materiali dissimili come metallo e legno, esattamente come ritratti nel film, l'esperimento Philadelphia, il riscaldamento anomalo di metalli senza bruciare i materiali adiacenti, rotture spontanee di metalli, i quali si separano con modalità di scorrimento laterale, e cambiamenti sia provvisori che permanenti nella struttura cristallina e delle proprietà fisiche dei metalli. In questo modo sarebbe facile creare le formazioni di rocce complesse e geometricamente perfette a Pumapunku, Teotihuacan o in altre città sudamericane.